Io ho intitolato questo mio breve intervento Architetto della Grande Venezia, non per provocare gli amici ingegneri, dei quali ho la massima stima, ma semplicemente perché la parola architetto è più generica, è più astratta della parola ingegnere e quindi si presta di più a quello che voglio dire. Cioè, se volete potete considerarlo come l'interprete tecnico della Grande Venezia che si formò nel 1927. In forza della legge Giolitti, quindi non fu una espressione dell'autoritarismo fascista, come si sente dire in questi giorni, di discussione sul referendum a proposito della divisione, ma fu un atto dovuto ad una razionalizzazione dei servizi municipali. E devo dire anche, continuando quello che è stato già osservato dal dottor Prof e da altri, che in realtà Miozzi visse una condizione assolutamente eccezionale. Lo sfondo nel quale lui lavorava è uno sfondo che oggi non possiamo minimamente immaginare. Non voglio fare l'apologia del fascismo, ma in realtà lui rendeva conto al podestà di pochi altri, non c'era praticamente consiglio comunale, non c'era discussione, non c'era contenzioso e in più, questo è un tema che introdurremo, aveva alle spalle, anche se non dichiaratamente, una comitenza di eccezione. Le persone che sono state nominate, Volpi, Cini, Gaggia, ma anche prima una serie di eccezionali amministratori del Comune di Venezia, come il sindaco Grimani, come Piero Foscari. Ma guardate questa mappa, è una brutta riproduzione, ma ha un grande significato. Una mappa che sta all'archivio storico del Comune di Venezia ed è l'unica mappa che accompagna il provvedimento, la perimetrazione della Grande Venezia, che come vedete questa mappa al centro Marghera. Porto Marghera fu in realtà il motore di questa operazione e io mi ero puntato, volevo capire quali erano le ragioni, con quale criterio era stata perimetrata la Grande Venezia ed era la percentuale di addetti, di operai, di persone coinvolte nell'industria di Porto Marghera a determinare l'inclusione o l'esclusione nel nuovo comune. Miozzi è colui che dà corpo a questa idea, gli dà corpo materialmente, perché questi sono progetti pregressi che lui si trova di fronte, no? L'unione tra le due facce del porto di Marghera, i quali avevano originariamente determinato le ragioni del ponte. Il ponte non nasce. Il ponte automobilistico per permettere ai veneziani di parcheggiare la macchina nel centro storico, ai turisti per arrivare in torpedone in automobile a Venezia. Fu fatto esclusivamente per congiungere le due parti del porto. Marghera nasce come espansione del porto, della marittima del porto insulare, con buona pace di quelli che dicono che la storia di Venezia insulare è completamente separata da quella della Venezia in terraferma. Lo vediamo bene da queste immagini che inquadrano volutamente le due parti. Vi dicevo, una committenza eccezionale, la Sade, c'è cioè sullo sfondo, e la Sade era stata, come dire, l'ideatrice, l'architetto, consentitemi questo termine, di Porto Marghera e di tutta l'operazione Venezia industriale. Vediamo Volpi in alto, vediamo sotto Cini con una delle figlie. Di Giuseppe Volpi dovrebbe uscire forse quest'anno, forse l'anno prossimo, la prima biografia scientifica ad opera di uno storico di Firenze che si chiama Segreto, che ha parlato anche qua. Se fosse nato in un paese di lingua inglese avrebbe già 20 biografie, 10 ufficiali e 10 non ufficiali. Ma quando si è detto che Miozzi è stato fondamentale per la Venezia del Novecento, si dice ancora poco. Secondo me Miozzi è stato determinante per la Venezia contemporanea, per dare un'ossatura, un'armatura infrastrutturale alla decisione che era stata presa nel 1927 di creare la Grande Venezia. E speriamo oggi, parlando di Miozzi, delle infrastrutture, di non recitare De Profundis di una città che, se l'esito del referendum andrà in un certo modo, sarà ridivisa, tornerà a prima del 1927. Vediamo il ponte? No, prego. Questo, io mi scuso se mostrerò delle immagini che sono già state viste, ma inevitabili, mi fanno da menagò, mi fanno da traccia a quello che intendo dire. Dunque, Miozzi si trova in parte una serie di decisioni che sono state già prese e in parte realizzate, lui stesso ha contribuito alla realizzazione, come il ponte, come anche in parte Leonovo, come l'ingegner Baldin ci ha giustamente mostrato, ma consideriamo
quello che Miozzi fa come parte di un progetto molto più vasto. È un progetto, se volete, di modernizzazione della città, di inserimento della città all'interno di un sistema di flussi, di un sistema di comunicazioni che è quello del XX secolo. Questo lo dice molto bene nella sua pubblicazione, Venezia nei secoli, la quale, guardate bene, non è una sorta di guida tecnico-artistica alla Venezia Venezia attraverso i tempi, ma in realtà è qualcosa che accompagna la sua attività di progettista e di funzionario del Comune di Venezia. Se voi andate nell'archivio progetti dello IUAV, dove sono custoditi i documenti, ed è un ricchissimo archivio, qui voglio ringraziare la famiglia Croft, che con grande lungimiranza, alla fine degli anni Ottanta, cedette l'archivio all'archivio progetti, agli architetti, quindi, insomma, uno dei primi archivi di disegni che si stavano formando. E a questo proposito devo dire che parecchio è stato fatto, non è vero che sono per 40 anni è calato il silenzio. Lo IUAV ha organizzato una mostra e mezzo, ha organizzato le geste delle opere. È vero che tra architetti e ingegneri spesso non comunichiamo come si dovrebbe, questa forse è la ragione. E a questo proposito voglio anche dire che sta per uscire un libro, una monografia su Miozzi, una monografia in italiano e in inglese, che sarà edito da un editore tedesco, quindi potremo parlare di Miozzi fuori dai confini non solo veneziani ma anche nazionali, e il curatore è l'architetto Clemens Kuscher, che parlerà dopo di me. Dicevo quindi, Miozzi, questa immagine l'abbiamo vista tante volte, si trova a fare i conti con una serie di segmenti che sono stati in parte progettati, in parte già realizzati, ma con i quali lui riesce a costruire un disegno molto più ampio. Io inizialmente pensavo di venire qua con questa sola immagine. Questa immagine, secondo me, è fondamentale, è veramente la spina dorsale della grande Venezia. Perché vedete il ponte e poi il Rio Nuovo che lo prosegue, non so se vedete la freccia, no. La vedete? Sì. Il ponte del Vittorio e il Rio Nuovo sono parte di un sistema più ampio, un sistema che comincia nel centro di Mestre, in Piazza Marche, che inizia con quella che allora si chiamava Via Principe Piemonte, oggi Corso del Popolo, si innesta sull'autostrada che arriva da Padova con il cavalco a ferrovia e poi prosegue con quella che oggi chiamiamo Via Righi per immettersi nel Ponte della Libertà, crea un hub, un nodo fondamentale in Piazzale Roma, prosegue con il Rio Nuovo e continua attraverso un nuovo mezzo, il vaporetto motoscale, fino a Lido. Quindi è veramente un elemento, una spina dorsale che tiene insieme le due estremità della grande Venezia, il centro di Mestre e l'affaccio sul mare, e il Lido. Ecco, vediamo, queste sono immagini di Via Principe Piemonte, guardate in basso il filobus che passa nel nulla, è una strada di campagna allora, però già con una sezione della strada di città. Quella immagine di sotto del 1937, quella di sotto del 1943, vediamo già il liceo Franchetti e una strada che comincia ad avere un assetto urbano. Poi Piazzale Roma, che avrà una storia complessa, no? C'è una prima parte in cui viene definita subito dopo, diciamo, l'inaugurazione del ponte per rispondere ad un'urgenza, e poi ci sarebbe stato un progetto molto più complesso, molto più articolato, che presenta negli anni della Seconda Guerra Mondiale, all'indomani del piano di risanamento che è stato mostrato, e che avrebbe creato un altro Piazzale Roma, un Piazzale Roma su due piani, con i mezzi pubblici ad un livello e i mezzi privati ad un altro. E Rio Nuovo. Vedete, Rio Nuovo che viene tracciato nel progetto di lui stesso, ma che, come è stato giustamente detto, ereditava dal, non so se sia di Fantuzzi o di dell'ingegnere capo, questo disegno, vedete che era la prima forma, il primo percorso del Rio Nuovo, che partiva più o meno di fronte alla stazione per arrivare in modo un po' più complesso, un po' più tortuoso nel punto dove oggi sbocca. E queste sono immagini del Rio Nuovo, ma in realtà poi il sistema una volta diventato acqueo, passando dal filobus al vaporetto motoscafo, si biforcava. Una parte infilava Rio Nuovo in direzione Canal Grande, Piazza San Marco e poi Lido, un altro tratto
più o meno all'altezza di San Marcuola, imboccare via di Noare, rio allargato, vedete questo è il disegno, in fondo c'è la scuola della Misericordia, per avere un collegamento rapido con Murano e con Murano. Questa parte non è stata realizzata. Questi sono i mezzi che vengono o inventati, come il motoscafo vaporetto che vedete sotto, o il filo bus che viene importato, ma che fanno la loro apparizione proprio come parti di questo sistema multimodale, lasciatemi usare questo termine, che usa mezzi su gomma e mezzi su acqua, ma per costruire un sistema unitario di trasporto. Questa è poi quello che succederà dopo, ma mica tanto dopo. Una delle chiavi interpretative dell'opera di Miozzi è che ci sia stata una parte in cui lui ha agito da funzionario del comune, quindi attenendosi ad una serie di compiti ben limitati, e un'altra parte, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, in cui si sia, come dire, dedicato a progetti fantastici o più o meno realizzabili. No, Miozzi comincia fin da subito, proprio nel momento in cui lavora al ponte traslagunare, a pensare a un sistema più complesso che raccordi Venezia alle vie di comunicazione. Quindi, secondo me, per Miozzi il ponte non è soltanto un ponte, non è soltanto un manufatto che collega due punti e che permette un attraversamento. Il ponte è un segmento di un sistema molto più ampio, un sistema che deve scavalcare l'acqua e deve raccordarsi alle principali vie di traffico. Lui sente come un dovere il fatto di dover congiungere questo sistema che si sta creando e che ho cercato di descrivere al sistema delle comunicazioni più vaste. Fin dal, in realtà ho sbagliato l'ordine, dovevo mostrarvi prima questa, fin dal 1933, proprio dal momento in cui il progetto viene inaugurato, il ponte traslagunare, propone, vedete, la connessione tra il ponte traslagunare e la via Romea, nell'idea poi, attraverso una serie di ponti, di arrivare fino a Chioggia e quindi a Ravenna. Questo è il primo di una serie di proposte che poi continuano con una seconda serie di collegamenti che permettono il passaggio alle isole e poi attraverso il Lignore, il Cavallino, verso Trieste. Quindi l'idea è che Venezia torni ad essere uno snodo fondamentale, nonostante le sue caratteristiche acque, nonostante sia una città anfibia, sia un nodo di traffici e di commerci. Questa è l'idea che espone molto bene anche nel libro. Se leggete bene Venezia nei secoli, lo scopo è proprio quello, non è tanto di descrivere le bellezze artistiche e ambientali di Venezia, ma di inserire la sua operatività dentro un quadro di lungo periodo. E nella parte, la parte nord resta semplicemente una linea, poco, ma mentre invece il segmento sud, chiamiamolo così, a Venezia è sempre difficile dire sud, nord, ma la parte che si stacca dal ponte del Littorio, che attraversa Santa Marta la Marittima, attraversa la Giudecca, passa per il lato B della Giudecca per arrivare all'estuario, questo viene ben definito attraverso una serie di ponti che lui disegna. Troviamo, questi sono disegni dell'archivio progetti di UAB, vediamo tutta una serie di ponti in ferro molto aggiornati che guardano gli Stati Uniti, il ponte Funi, il ponte all'americano, come si diceva allora, ponti su pile in muratura ma con le campate in ferro. Da qualcuno ho letto, ho scritto che Miozzi si cimenta con tutti i tipi di ponti, con tutti i tipi di materiali, meno ponti metallici, ma in realtà li progetta, li disegna, poi non avrà modo di realizzare, neanche in un contesto dove, come è stato giustamente sottolineato, il ferro scarseggiava. E voi direte, ma come può nello stesso periodo progettare ponti come questi e poi disegnare la sezione del ponte Vittorio, che sembra un ponte costruito nel XIX secolo? La ragione è molto semplice. A Miozzi, all'ufficio tecnico del comune, viene data un'indicazione molto precisa. Siamo dopo il 1929, dopo la grande crisi, bisogna cercare di coinvolgere il maggior numero possibile di lavoratori. E quindi il ponte viene creato un ponte in mattoni, perché il ponte in mattoni dà questa possibilità, che non darebbe un altro tipo di ponte. Ma in realtà, come abbiamo visto, non mi soffermo
i miei colleghi ingegneri l'hanno descritto molto bene, riesce a cimentarsi con una gamma amplissima di manufatti. Ecco, veniamo a Miozzi scrittore, perché Miozzi tra l'altro scrive con molta efficacia. Io vorrei anche mettere insieme a Venezia nei secoli una serie di relazioni che lui fa molto ben scritte, e dove soprattutto cerca sempre un aggancio, vuol dire un avallo spesso nella storia, nella tradizione. Non sono mai, diremo noi architetti, un po' malevolmente le relazioni da ingegneri, scusate questa affermazione, nel senso che cerca sempre delle ragioni di carattere storico, cosa che tendono a fare più spesso gli architetti, scusate se dico questa cosa. E questo libro in realtà doveva avere un altro titolo. Il titolo che compare nelle prime bozze, nei primi schemi, è L'evoluzione di Venezia nei secoli, e questo primo titolo secondo me spiega meglio il significato e l'obiettivo di quel libro, cioè raccontare sul lungo periodo, inserire sul lungo periodo la necessità di una serie di grandi opere infrastrutturali. Comincia veramente dagli inizi, comincia dalla fondazione di Venezia, spiega molto attentamente i sistemi di fondazione, come sono creati i murazzi, come sono create le difese dalle piene. Tra l'altro dimostra una conoscenza attraverso la bibliografia di molti autori, anche in lontano, cita Petrarca, Plinio il Vecchio, non cita però John Ruskin, e questo mi stupisce perché in realtà ha molte cose in comune con John Ruskin, non certo le conclusioni. In The Stones of Venice Ruskin aveva detto che Venezia era come un organismo che aveva avuto un periodo di fulgore, era nata come un organismo, aveva avuto il suo periodo di massima maturità e splendore, e stava vivendo la decadenza, la fine. Miozzi dice la stessa cosa, ma l'effetto, il risultato è completamente diverso. Ruskin invita ad assistere a questa meravigliosa agonia, anzi lo disturba tutto ciò che distoglie il fruitore da questa magnifica agonia, mentre Miozzi, da bravo ingegnere, giustamente vuole reagire e pensa che questa tendenza sia una tendenza non irreversibile, che possa essere rovesciata proprio dall'uso intelligente delle infrastrutture. Dice: se Venezia sarà capace di costruire efficaci vie di comunicazione, nonostante le difficoltà tecniche, nonostante l'onnipresenza dell'acqua, sarà in grado di recuperare quel ruolo di regina dei mari, quel ruolo di hub tra l'Oriente e l'Occidente, tra il nord e il sud, che ha avuto nei momenti di massimo splendore. E il significato del libro è un po' questo, libro che si conclude, come voi sapete, con le stesse opere, con una finestra aperta non solo sulle opere realizzate di recente, non solo le sue, anche altre, ma opere che saranno eseguite o che sarebbero da eseguire, quindi una visione di lungo periodo. E curiosamente di questo libro scrive già prestissimo, già nel 1933, nel 1934, Il commiato ai lettori, cioè l'indice Il commiato ai lettori. Caro lettore, mi spiace che questo volume sia terminato, in fondo il tempo è tiranno, io devo fare tante altre cose, e una specie di storia illustrata. Io ho cercato di comporre, mettendo insieme i numeri, una specie di storia che avrebbe retto anche solo attraverso l'immagine, una sorta di storia iconografica. Comincia appunto con questo tipo di osservazioni, dove spesso paragona la sapienza dei nostri padri nel erigere, nel decidere, nel definire dei sistemi di sottomurazione, dei sistemi di difesa, è quello che è stato fatto più recentemente o spesso quello che andrebbe fatto, no? E compie anche una specie di storia del progresso tecnico a Venezia, ovviamente mettendo insieme l'arrivo della ferrovia, la costruzione della marittima, i vari progetti per la marittima, come vediamo in questo caso, e dicendo esplicitamente che ha preso spunto da alcuni progetti ottocenteschi per realizzare una serie di proposte. Ad esempio, scusate, molto brutto, si capisce poco, è impastato, ma in basso la proposta di allacciamento ferroviario fatto da Biondetti e Crovato negli anni 40 dell'Ottocento, dove la ferrovia seguiva
un percorso non dissimile da quello che Miozzi avrebbe proposto per il collegamento tra Piazza Verona e Chioggia, e quindi passa anche qui sopra la costeggia Santa Marta, attraversa il canale Giudecca e corre lungo il lato che non si vede mai della Giudecca. Lo scopo di Biondetti e Crovato era di arrivare a creare una stazione di testa di fronte a San Marco, cioè a San Giorgio, mentre invece Miozzi piega dall'altra parte per raggiungere l'estuario e arrivare a connettersi con la Romea. Qui vediamo delle ultime immagini che riguardano progetti realizzati, queste poi sono immagini ovviamente successive, perché il garage era stato costruito solo per metà e la stazione ferroviaria non aveva questo andamento. In questo menavo ovviamente ci sono immagini originali e ci sono immagini collocate successivamente. Ecco, una delle domande che ci si pone e che emergeranno, penso, nella tavola rotonda, e se possiamo considerare Miozzi come l'ultimo erede o comunque in continuità con una tradizione di ingegneri ottocenteschi che avevano, magari in modo un po' fantastico, in modo non realistico, avevano ipotizzato una serie di grandi infrastrutture. Gli archivi sono pieni di magnifici progetti per attraversare la Manica, per attraversare lo Stretto di Messina, per collegare rapidamente punti lontani e difficilmente collegati. Miozzi eredita in parte questo sentimento, questo spirito positivista alla Giulio Verne, o Jules Verne per meglio dire, però secondo me riesce sempre a, come dire, convogliarlo dentro un progetto preciso. Non sono mai proposte a caso, non sono mai ballon de sé, è sempre qualcosa di molto risolcente e molto più determinato. Questi temi credo che usciranno fuori dalla tavola. Grazie per avermi ascoltato.